secondo me presenta anche diversi problemi, poi li vediamo, però sicuramente avrà un'adozione in massa, probabilmente anche per costruire certi tipi di applicazioni, ma sicuramente dai big, voglio dire. E quindi queste cose poi, ripeto, ci mettono molto poco perché c'è talmente una massa critica che spinge anche poi ad affinarle, a renderle più, a togliere alcuni problemi che sicuramente avranno, che poi sicuramente diventerà una tecnologia assolutamente interessante, okay, per chi serve le applicazioni web. Quindi, perché i WebSocket? Perché appunto la comunicazione web in questo momento non è full duplice, cioè è iniziata da una parte e basta. Ve l'ho detto prima, presumo che sia una cosa normale. I WebSocket invece promettono una comunicazione bidirezionale. Okay? Se pensate, ancora una volta, ai programmi classici, client-server, due programmi desktop che comunicano, è esattamente la stessa cosa. Questo fa fare un passo. Lasciando stare adesso la tecnologia nello specifico, fa fare un passo gigante all'applicazione web, ok? Non dico che è l'unica cosa che mancava per trasformare, no, non è vero. Però sicuramente diciamo che questa cosa è abbastanza potente. Poi vediamo anche insomma, i contro, ovviamente, che ci sono sempre. Infatti, in questo momento le web app hanno il problema di una latenza molto alta. Cioè, se dobbiamo pensare a un'applicazione normale, magari anche valeggere, non so, penso in campi industriali, dati da uno SCADA, da apparecchiature esterne, questo e quell'altro, ovviamente portarla su web pone dei problemi, lasciando stare le tecnologie, cosa faccio, ma proprio pone dei problemi perché passi da un'applicazione desktop a una web che sai già che se fai tutto bene, precisa, ha una latenza che più o meno è di 10 volte superiore. Okay. Cioè, siamo molto distanti dal real time, okay? Che poi avvicinare, insomma, è difficile arrivarci con un'applicazione stand alone, normale. Se andiamo su web, ce la scordiamo. Non tutti hanno questo problema, ovviamente, perché se è cambiato, se c'è un cliente in più, non è che, voglio dire, se non lo sai in mezzo secondo crolla qualcosa, però ripeto, applicazioni SCADA e i controller SCADA c'è una forte spinta a remotizzarli totalmente via web, eccetera, eccetera. O pensiamo a applicazioni finanziarie, in cui invece lì, forse perché sono abituati, adesso non so anche loro quanto serve vedere che non so, una quota si è abbassata di mezzo punto, però insomma, questo diciamo. No. In questi campi applicativi, e sono sicuro di chiaramente tralasciarne perché non sono i miei, chissà quanti, diciamo avere una latenza molto bassa può essere molto importante. Quindi la comunicazione web è iniziata solo da una parte, solo il client può richiedere una pagina, eccetera. Il push, non, diciamo, ripeto, è sbagliato dire no, non esiste, perché appunto uno è la prima domanda, ma scusa, allora come fa Google Plus a dirti che c'hai un messaggio o Facebook o qualsiasi altra cosa? Ovviamente usa queste tecniche che adesso poi vediamo un attimino. È simulato da appunto il continuous polling, che cos'è? Ogni secondo vai a chiedere quello che è cambiato. Però, come potete presumere, è abbastanza dispendioso. Oppure altre tecniche come il long polling, eccolo qua, ok, il continuous è molto facile, il long polling o comment sono due termini che sono abbastanza interscambiabili, che è quello che attualmente usano questi siti, insomma, queste sono praticamente un trucchetto, ad esempio il long polling, il client fa una richiesta, il server spedisce i dati ma non interrompe la comunicazione, ok, quindi sta lì, la tiene attiva. Con questa metodologia, ma io la tengo qua. Quindi ho qualcosa poi da spedire al client, dentro questa connessione io spedisco. Ovviamente, però, è una connessione HTTP che è un timeout, magari abbastanza anche lunghino. Non so, adesso non le avevo lese, ma riesci a portarla su. Ovviamente, sono connessioni XML HTTP request, sono sotto, voglio dire, non è tutta la pagina che sta lì, e quindi. Parlando in termini Delphi, è come se fosse un thread che lo metti lì, ok, fa quello che deve fare, ricevi i dati e li mostra. Nel frattempo, però, il thread è lì in lettura, è come se non gli arriva la terminazione, quindi sta lì in lettura. Ovviamente, cosa succede? Che è un timeout, ok, è un socket, insomma, è un timeout. Quando cade questo socket, il client ne reinizia un altro.
magari serve non gli deve dire niente, quindi cosa fa? Va ancora in time out, eccetera, eccetera. E questa è la tecnica che attualmente usano ovviamente questi, insomma, chi deve fare in modo abbastanza sofisticato, per molte applicazioni il continuous polling può andare bene, ti metti lì ogni 5 secondi, rinfreschi, però attenzione che io ad esempio ho in giro un'applicazione che comunque è pubblica e questo genera un po' di magari problemi, che mostra dei dati su un database Oracle anche abbastanza e mi hanno chiesto ma non potrebbe automaticamente rinfrescare? Io ho detto no. Ho fatto un po', vabbè, finta di niente, ho detto, no, perché c'è il problema, non c'era il problema, però a me pensare che poi già soltanto 10 persone hanno, quindi, vanno sul sito e poi stanno fuori ufficio tutto il giorno, il sito in 5 secondi moltiplicato per 10, quindi più o meno ogni mezzo secondo mi fa una query su Oracle anche abbastanza cicciottella, così per mandare avanti un po' di dati, insomma, mi dà un po' fastidio, ok? Perché attenzione che il continuous polling è, vabbè, poi programmare e dire è cambiato qualcosa, sì, quindi puoi strutturarlo in modo che, diciamo, la prima richiesta non è fammi la nuova query, ma è boh, è cambiato qualcosa, però devi complicare abbastanza, insomma, tutta la metodologia così, di come vai a prendere i dati sul server. E quindi, ripeto, il continuous polling è molto facile, è molto banale, però attenzione che, cioè, avete qualcosa che continua a bombardare il server. Se il sito web è pubblico, basta qualcuno lo mette su, non so, va a finire su qualche sito un po', cioè, quindi solitamente avete 100 utenti contemporanei, un giorno avete 1000, boh, viene giù tutto, eccetera. Quindi, insomma, ci sono un po' di problemi. Vabbè, WebSocket, quindi full duplex communication, promette trasferimento di dati binari, l'API JavaScript standardizzata, eccetera, eccetera. Qua dico, il protocollo sarà standardizzato, ok, prima o poi ve lo faccio vedere. L'API JavaScript è molto, molto, molto semplice, è una classe che ha tre metodi, cioè, anzi forse due con tre eventi, quindi fate tu, c'è un send, fate un new, quindi aprite la connessione, fate un send, fate un e poi avete gli eventi di on error, on close, on open, queste cose qua. Quindi molto molto semplice. Il tutto si basa su questo concetto. Il protocollo, allora, i WebSocket sono delle comunicazioni TCP, ok? Quindi dal browser, dal JavaScript, apro fisicamente proprio una connessione TCP verso il server. Poi vedremo quale server. Diciamo così, per non incappare nei problemi che, se avete fatto programmazione socket, conoscete benissimo, ovvero porta, apri la porta, numero qua, e, insomma, tutte le varie cose, oppure firewall che blocca i contenuti, e il TCP, la comunicazione TCP di solito è la prima ad essere segata fuori, ha un handshake HTTP. Quindi per il firewall è trasparente, cioè lui vede che c'è una richiesta HTTP, ok? Una richiesta appunto HTTP proprio tranquillo, normale, insomma, gli header di una richiesta HTTP, poi li vediamo un attimino, sono quasi uguali, ne cambiano un paio, eccetera, eccetera, con qualche cosa buffa che poi vedremo. Una volta però stabilita questa connessione, basta. Allora, da JavaScript avete quello che c'è, avete il send, fate send di un dato, cioè è una cosa banale. Lato server avrete parliamo, un TCP server INDI. Ok, che becca una connessione, poi potete fare una write line sul socket e ci potete buttare dentro quel cavolo che volete. Ovviamente andando a diciamo così, andando a fare quello che il protocollo dice, cioè c'è il data framing, dovete mettere i dati in un certo modo. Attenzione, tutte queste cose poi saranno, se ne occuperà la libreria. Io ne sto scrivendo una, pensavo di finirla, ma non ho finito, vabbè, ne sto scrivendo una, quindi chi userà questa libreria farà un send, un broadcast, che ne so, come dire, insomma, non si deve occupare ovviamente dei dettagli. Vabbè, è pensato, voglio dire, può coesistere con l'HTTP, quindi sulla stessa porta, però a patto di avere un server web in grado di riconoscere, okay, una richiesta WebSocket. Adesso non so se, poi magari faccio un mezzo schemino, spero che ci sia qualcosa.
Se vogliamo usare l'HTTP, cioè quindi dal mio sito web, il server HTTP, server Apache o IIS, prende le richieste normali e prende anche le richieste, diciamo così, WebSocket, ovviamente deve esserci un pezzo di software montato sul server. Parlo di Apache, ci dovrà, speriamo che prima o poi nascerà, l'hanno promesso, un modulo Apache, un mod WebSocket, non lo so, che fa quello che fanno adesso non so il mod SOAP, non so neanche se c'è il modulo, quello integrato, la richiesta SOAP viene, diciamo così, presa da Apache e veicolata verso la vostra applicazione, no? Quello che succede adesso. E quindi probabilmente deve essere una cosa simile anche questa qua. Quindi c'è un qualcosa che ti gira, diciamo che Apache sta lì solo per fare da passacarte, dice, ah, guarda, questa richiesta non è mia, insomma, giusto, beh, ok, sta tentando di contattare questo tizio, toh, ecco, toh, prendi la connessione, poi vabbè, lì ci sono un po' di problemi, la connessione se passa da Apache o se è diretta, ma vabbè, poi queste cose anche lì non saranno poi di vostra competenza. Quindi è previsto che possa funzionare sulla porta 80 o 443, quindi diciamo che insomma, si sfrutta l'apertura di tutti i firewall su queste porte. Ok, la prima no, per adesso, la prima nota un attimino dolente. Vediamo la compatibilità dei browser. Allora, i WebSocket ci sono e sono abilitati in Chrome dalla versione 4 in avanti, Safari, quindi per me dalla versione 5 in avanti, Firefox 4.5 ha il supporto WebSocket, ma sono disabilitati di default, basta andare in About 7, non mi ricordo mai dove è, e cambiate questa voce, ormai tanto avrete preso tutti i nuovi. Con Firefox 6 e 7, cioè, sono abilitati, ma siccome li considerano sperimentali, hanno messo questo prefisso, ok? Moz, ok, davanti all'oggetto che invece è WebSocket. Va bene, non serve a niente, non so perché, ma in opera, non so nell'ultima, ma in opera 11 sono disabilitati per default, in IE non ci sono, nella 9 ancora non ci sono, però ci saranno nella 10. Beh, abbastanza sicuro, a meno che all'ultimo momento decidano di disabilità, ma Microsoft ci sta investendo, abbastanza pesantemente, insomma. Però la situazione dei browser, come sapete, è abbastanza. Però adesso ci sono due o tre cose che contribuiscono a, diciamo così, sapete che Firefox, vabbè, Chrome di sicuro vi si aggiorna in automatico, Firefox ancora no, rimetto, ma è abbastanza stringente la cosa. Ci saranno i soliti, fatemelo dire, sfigati che hanno ancora Internet Explorer, non si sa cosa, che vabbè, però insomma, vai, oh, questo è così, non ci si può fare niente, no? Questo, a meno che di andare lì e installargli con quello, insomma. Però vabbè, insomma, sicuramente questa è la fotografia attuale, sui browser, ma anche su IE, insomma, tra qualche mese di sicuro è tutti sì, abilitato, abilitato, ok? Il protocollo, vi ho detto prima, è definito dall'ETF. Il protocollo è definito dall'ETF da quando un attimino ho cominciato a occuparmi dall'anno scorso. Questi sono i cambiamenti. Questi tre sono arrivati nell'ultimo mese, con insomma disperazione da parte mia, perché poi lo vediamo. Cambia sempre qualcosa, molte parti importanti. Allora, questo è la request che il JavaScript, non dovete occuparvene voi, manda quando voi fate una new WebSocket, ok? Una new WebSocket fa partire, diciamo così, questa richiesta che arriva a voi. Quindi vedete, sono gli header HTTP standard con alcuni, con la parte di upgrade WebSocket. Questo comunque è un campo HTTP, ok? Questi sono per sicurezza, poi ne vediamo un attimo. E vabbè, insomma, questo è il protocollo che eventualmente c'è, qua dichiara la versione. Boh, questa, molto semplicemente, sono gli header HTTP che il server deve mandare indietro. Questi sono, li scrivete quasi a mano. Questo è un po' più complicato perché è un fatto di sicurezza, no? Per far sì che abbia capito che insomma, questa è una richiesta, eccetera, eccetera. In questa versione, devi prendere questa chiave, aggiungerci un UID fisso. Che c'è sul sito, fare SH1 e poi fare trasforma in IND64 e ti salta fuori. Usate indici, cioè se sia il componente SH1 sia il componente IND64, ci mettete un secondo. Peccato che fino a qualche versione fa non era così.
Ad esempio, questa che è stata la versione più supportata fino a qualche mese fa, dove ce l'ho, eccolo qua. C'era invece due chiavi, ok, fatte in questo modo, e una parte di, era la chiamavano challenge key. Per fare la risposta, che è questa qua, ok, dovevi prendere i numeri concatenali, cioè quindi il numero veniva 4, 1, 4, e leggevi il numero, dividerlo per il numero di spazi dentro la chiave. Qua è veramente una mentata, non so, è veramente un briaco. Dividere per il numero di spazi per ogni chiave, prendevi le due chiavi, le mettevi assieme, ci mettevi questo, facevi MD5 e saltava fuori questo qua. Ma non devi, cioè, qualcosa devi fare, però voglio dire, ci saranno mille cose, cioè, usa quello che vuoi, ma non fa sta roba qua che prendi, concateni i numeri, li dividi per gli spazi dentro la fila. Mi sembrava veramente fatto da non so, così, insomma, un po', bah, vabbè, non professionale, vabbè, insomma. Però, vabbè, insomma, ha avuto molta evoluzione, poi piano piano, insomma, però cambiano in pochi mesi, quindi, cioè, infatti, ho fatto questa presentazione del FIDEI, tutte le mie belle cassettine supportavano questa roba qua. Ovviamente, quando comincio a guardare le cose per la presentazione, 3 giorni prima era tutto cambiato, vabbè, sono stata lì a cambiare, ho passato gli ultimi 2 giorni a smanettare con classe, eccetera, eccetera. Ah, qui viene la parte quasi, non so come dire, siccome si entra un po' nel dettaglio, qua saltano fuori tutti i problemi, voglio ancora assicurarvi di una cosa, cioè questo, di queste cose, lotte con questi, con i bit, con i byte, il tema delle mascherature, eccetera, se ne deve occupare un attimino la libreria. Un domani non dovrete occuparvi di queste cose e ripeto il messaggio che è che se mi chiedete i WebSocket in qualche modo influiranno sulla scrittura di web application, secondo me sì, secondo me chiaramente non ho nessuna levatura particolare per dirlo, però sicuramente in qualche modo sì. Cambiano anche però in modo pesante secondo me l'architettura globale del sistema, proprio sistemistica anche, il server web dovete mettere, poi ne parliamo un attimino, cioè, quindi non dovete occuparvi dei dettagli, ma diciamo l'architettura anche della cosa, anche la scalabilità, il numero di connessioni, insomma, ci sono alcuni parametri che sicuramente invece sono a carico vostro, dovete pensarci, valutare i pro, valutare i contro, li vediamo. Adesso scendo un attimo del dettaglio, poi rifacciamo, insomma, parliamo un attimino più della cosa. Vabbè, qua vado veramente. Questo qua è l'API in JavaScript. Come vedete, new WebSocket. Già qua fa la connessione, manda l'handshake. Questi sono gli on open, on mess. Per spedire qualcosa, fate una send. Quando volete, perché questo VS è un oggetto che se mettete globale lo vedete da tutta la vostra web application, da qualsiasi punto di JavaScript. Voi fate vs.send e mandate al server la vostra richiesta. Il server vi può mandare, okay, le cose e ovviamente se, ma presumo che l'abbiate fatto, se no non serve a nulla, vi verrà scatenato l'evento message. Insomma è molto Delphi, nel senso, ma non è che neanche, però insomma non penso che ci sia qualcosa di particolarmente complicato. Come spedire i dati? Cioè l'handshake è andato a posto, va bene, devo spedire i dati, non si butta dentro una stringa, cioè questa è la libreria, insomma poi ripeto, poi si spera che voi siate un gradino poi sopra. Fino alla versione che vi ho fatto vedere prima, c'era questa cosa dell'handshake con le due chiavi un po' così stranina, un po' insomma ridicola. Il framing, cioè il come mettere i dati, era abbastanza semplice. 00, stringa un UTF-8, FF, boh, chiudevi. Dalla versione 0.7 del protocollo, invece, è un po' diversa. È questa qua. Questo qua è il codice, insomma, vabbè, insomma, è fatto così, cioè. Ci sono, vabbè, dipende dalla lunghezza del codice, c'è la lunghezza del payload, l'opcode, se i dati sono più lunghi di tot, ci sono altri, e questa è la libreria deve farlo, cioè leggi un byte, vedi se questo c'è dentro, poi devi mascherarlo con degli algoritmi, insomma, veramente è un casino, però, anche, ripeto, vabbè, è un casino, però insomma, sostanzialmente poi la libreria avrà send stringa, voi prendete la vostra stringa, la buttate nella libreria, diciamo, questa stringa è più lunga di allora, qua metto 1, allora metto 126, quindi metto questo, vabbè, insomma, quindi attualmente non c'è nessuna libreria, neanche in JavaScript, in Java, in C Sharp, che supporta questa roba qua. Adesso sto un po', voglio, perché
spero di metterla su, insomma, abbastanza presto, dai, che è una cosa Delphi che arriva prima, però già. No, vabbè, questa è la spiegazione dell'encoding, non siamo su.